Quando si pensa a una sfida finale, solitamente si pensa a un duello all'ultimo sangue, a una battaglia campale, a uno scontro violento e senza esclusione di colpi, insomma a un conflitto tra due personaggi o due schieramenti che collidono per una supremazia, per stabilire chi ha ragione, chi è dalla parte giusta, o molto più semplicemente per dimostrare chi incarna i valori migliori. E credo che sia un po' per via di quest'idea largamente diffusa che in pochi riescono a concepire una partita sportiva come uno scontro finale. Così in questo video vorrei provare ad analizzare assieme a voi un evento sportivo che può definirsi a tutti gli effetti una vera e propria sfida finale, forse persino migliore di molti duelli con la spada o con i superpoteri, ossia la partita di pallavolo tra la scuola Karasuno e l'accademia Shira Torizawa in Haikyuu. Ah, e stavo per dimenticarmi, sì, ci saranno spoiler. Non è per nulla semplice concepire una sfida finale all'interno di una storia, perché questa, per potersi definire tale, deve rispondere a tre requisiti. Uno deve essere inevitabile, ossia non deve esserci un'altra soluzione più semplice e meno rischiosa, altrimenti i personaggi sceglierebbero quella. Due deve essere plateale, ma non nel senso di semplice appariscenza, di semplice teatralità. Plateale perché deve fungere da fulcro attorno a cui si muovono poi le parti più importanti della narrazione, cioè protagonista e antagonista, o qualunque esse siano in base al tipo di storia. E 3 deve essere importante, cioè deve mettere alla prova in modo intimo, emotivo e profondo coloro che la vivono. Ecco, il match finale delle qualificazioni della prefettura di Miyagi tra la Karasuno e la Shira Torizawa soddisfa tutti e 3 questi requisiti in modo perfetto, secondo me. Con i suoi 10 episodi è il match più lungo dell'anime, per adesso, e si tratta di un evento che da solo costituisce un intero comparto stagionale, ma proviamo ad osservarlo nel dettaglio in relazione ai 3 requisiti appena menzionati. Si tratta della finale del torneo di qualificazione della prefettura di Miyagi, prefettura che, stando al regolamento, può candidare una sola squadra ai nazionali. Va da sé che ci sarà un solo vincitore alla fine del diagramma dei partecipanti e quindi chiunque abbia come obiettivo finale l'accesso al campionato studentesco nazionale non potrà sottrarsi dalla partita finale, se ci arriverà. Ed ecco che abbiamo l'inevitabilità della sfida, che però è sempre il requisito più facile da soddisfare. Per quanto riguarda l'essere plateale, anche questo viene soddisfatto, perché in quella finale ci arrivano sia i protagonisti, cioè Hinata, Kageyama, Tsukishima e tutti gli altri ragazzi, sia l'antagonista principale, ossia Ushijima Wakatoshi. Ora, se non ci sono dubbi riguardo ai protagonisti, cioè la Karasuno, qualcuno potrebbe ribattere affermando che Ushijima non sia il vero antagonista dell'anime, perché questo ruolo è più adatto a Oikawa, ma in realtà non è così, e ora vi dirò anche il perché. Oikawa è il primo che riesce a sconfiggere la nuova Karasuno, e con nuova intendo quella formata con i novellini del primo anno, ma come dice egli stesso, il suo obiettivo non era battere la Karasuno. Certo, Kageyama è un giocatore mostruoso, baciato dal talento, ha un dono che lui non otterrà mai, quindi sicuramente c'è della competizione tra loro due, anzi parecchia competizione, ma sul trono è seduto qualcun altro, e cioè Ushijima. Infatti sono anni che l'Accademia Shira Torizawa vince le qualificazioni in modo consecutivo ed è universalmente vista e riconosciuta da tutti come la squadra più forte, quindi al termine della scalata alla vetta non può esserci Oikawa perché pure lui la sta scalando. Oikawa è semplicemente un ostacolo sul percorso di Kageyama e company, esattamente come Kageyama era un ostacolo sul percorso di Oikawa alle prime qualificazioni, percorso che è continuato per la Oba Josai e si è interrotto per la Karasuno. Di conseguenza, qui, alle seconde qualificazioni, il palcoscenico finale vede scontrarsi le parti più importanti, i corvi che non riescono a volare da un lato e i campioni indiscussi dall'altro. Il terzo requisito invece è sempre quello più difficile, ma è anche quello più affascinante e più intrigante, perché va a toccare le tematiche, i punti di vista e, perché no, anche le filosofie dei vari personaggi. E se pensate che in una storia sportiva non possano esserci filosofie o correnti di pensiero, beh, vi sbagliate. Come dice l'espressione stessa sfida finale, questa consiste in un qualcosa posto al termine di un cammino, altrimenti non sarebbe finale, e giunti al termine di un cammino,
Qualunque esso sia, i vari personaggi che lo hanno intrapreso sono cambiati, sono maturati, si sono evoluti, hanno sviluppato qualcosa. È quello che nei manuali di scrittura, di sceneggiatura e di narrativa viene definito come arco di trasformazione del personaggio, e nelle storie con la S maiuscola il personaggio al termine dell'arco è sempre diverso dal se stesso dell'inizio. Ma prima della fine di quell'arco, di quel cammino, c'è l'ultima barriera, l'ultimo ostacolo da superare che deve mettere alla prova il nuovo io interiore di colui che ha iniziato il cammino, per provare a tutti, sia al personaggio in questione sia allo spettatore, che quel nuovo io si basa su qualcosa di solido, di reale, di sentito, di vero, di potente. Quella finale delle qualificazioni rappresenta il culmine di una serie di percorsi individuali iniziati nelle stagioni precedenti, percorsi individuali all'ombra di vittorie e di sconfitte, all'ombra di traguardi stupendi e di delusioni frustranti. Non è una semplice partita di pallavolo, è un conflitto da cui è impossibile sottrarsi, un conflitto tra due modi di vedere e di vivere questo sport. Da un lato abbiamo una squadra composta da giocatori fortissimi che si sono allenati senza sosta per sviluppare delle qualità individuali, dall'altro abbiamo una squadra che ha fatto delle giocate sincronizzate la sua punta di diamante, una squadra che punta alla coordinazione e alle strategie collettive. E questo non può che sfociare in una lotta senza quartiere tra il singolo e il gruppo, ma il contrasto non si ferma qui alla superficie, si capillarizza ancora più in profondità, colpendo sia i due capitani che i due allenatori. Ushijima, capitano della Shira Torizawa, incarna al 100% il concetto di potenza. Lui è forte, è stoico, non si arrende mai, crede nella sua potenza perché ne è consapevole. Ushijima realizza da solo quasi metà dei punti complessivi, la sua devastante schiacciata mancina viene fermata una sola volta in ben 5 set, e solo perché l'alzata era stata imprecisa e affrettata. Insomma, sa di essere il cardine di tutta la squadra, che lo asseconda a sua volta. Viceversa, Sawamura, capitano della Karasuno, non brilla né per la bravura né per la tecnica, ma si getta su ogni pallone, senza arrendersi mai, con lo stesso stoicismo di Ushijima. Lui non si considera affatto il cardine della Karasuno, ma lo è il suo pilastro portante. Ancora, il vecchio Tanji Washijo, coach della Shira Torizawa, utilizza un metodo drastico, punta tutto sulle doti fisiche dei suoi giocatori, convinto dell'abissale importanza della corporatura nella pallavolo. Un atleta alto e potente, secondo lui, avrà sempre la meglio, e ha maturato questa concezione proprio perché da giovane ha risentito molto della sua bassa statura. Per questo si accanisce contro Hinata, perché nel ragazzo basso e mingherlino della Karasuno rivede il se stesso di un tempo. Tanji Washijo insegna ad altri a utilizzare un tesoro che lui non ha mai avuto, mentre il nipote di Ukai insegna ai suoi ragazzi le stesse tecniche che quando giocava ha potuto mettere in pratica e sperimentare in prima persona. Ogni cosa durante la partita ci comunica conflitto, ci comunica contrasto, Ushijima che schiaccia ogni pallone contro un intero team che invece continua ad alternarsi, Tendo che va muro sempre da solo sfruttando il suo intuito assurdo, contro Tsukishima che coordina gli altri andando a muro in due o addirittura in tre. Insomma, le due squadre stanno letteralmente ai poli e entrambe sono forti, la Shira Torizawa in particolare. Non a caso durante la opening iniziale viene rappresentata come una gigantesca montagna da superare, perché solo vincendo contro Ushijima tutti i giocatori della Karasuno potranno finalmente raggiungere i loro traguardi, indipendentemente da quali essi siano e indipendentemente da quanti sacrifici abbiano fatto. Andare ai nazionali, murare un fuoriclasse o semplicemente acquistare fiducia in se stessi, solo vincendo loro potranno finalmente dire di essere pronti, di essere migliorati, di essere cresciuti. E in quell'ultimo attacco sincronizzato, alla fine del quinto set, noi spettatori, guardandoli in faccia, capiremo che finalmente ci sono riusciti, hanno scalato quella montagna inarrivabile. Ed ecco perché possiamo dire senza problemi che quella partita si può definire come una delle più belle sfide finali all'interno del mondo dell'animazione giapponese. Ecco ragazzi, io ho finito. Con questo breve video spero di avervi fatto capire bene il concetto dietro all'idea di sfida finale e soprattutto del perché anche un semplice e banale evento sportivo possa tranquillamente costituirne un valido e ottimo esempio.
Detto questo, io vi ringrazio, lasciatemi i pareri e impressioni sotto nei commenti, statemi bene e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video!